Ebbene sì ragazzi, lo ammetto, ci sono alcuni profili Instagram che anche se non trattano l'argomento che a me interessa, sarei lì a guardarli per ore e ore e ore solamente perché fanno delle foto impressionanti, davvero incredibili. Senza scomodare Peter McKinnon, che sappiamo essere ormai un punto di riferimento, possiamo tranquillamente stare in Italia e avere dei profili molto molto interessanti, paesaggi con il cielo arrossato piuttosto che degli effetti speciali, delle foto davvero che ti colpiscono al cuore. Ovviamente è innegabile che fare foto del genere sia un'arte, perché ci vuole l'idea giusta, ci vuole il soggetto giusto, ci vuole comunque il macchinario giusto, quindi la macchina fotografica e l'obiettivo giusto per fare la foto che si vuole proprio andare a fare, per colpire nel segno. Ci vuole ovviamente la conoscenza sia di base ma anche a volte molto più approfondita di quello che si va a fare, soprattutto in color correction, e ci vuole appunto per la color correction magari un color grading piuttosto che degli effetti speciali, ci vuole il programma giusto. Stiamo pur sempre però parlando di Instagram, e ovviamente il tutto viene fatto spesso e volentieri da telefonino, che ovviamente anche se abbiamo delle applicazioni a pagamento che possono permettere comunque la modifica o comunque l'editing piuttosto che il color grading delle nostre foto in maniera abbastanza decente, sicuramente non è paragonabile a quello che può essere l'editing che si può fare chiaramente su computer da una foto sviluppata da una macchina fotografica. Come sappiamo però, le macchine fotografiche non possono inviare le foto direttamente sul nostro telefonino, o salvo qualche rara eccezione. Di conseguenza, come si fa a prendere una foto scattata dalla nostra macchina fotografica, modificarla e poi metterla su Instagram? E così ho fatto qualche domanda per capire quali erano i passi da seguire per fare questo tipo di lavoro e ho chiesto a alcuni creator. La risposta più comune è stata ovviamente il cloud, anche perché ormai si vive di cloud, quindi Google Drive piuttosto che iCloud stesso per quanto riguarda i dispositivi Apple, e quindi la cosa più comune era appunto scattare la fotografia tramite la macchina fotografica e fare le modifiche tramite il computer, quindi con Lightroom piuttosto che Photoshop, e poi andarla a ripassare sul telefonino grazie appunto a questi servizi di cloud che ormai sono molto molto semplici, ma sicuramente bisogna fare qualche passaggino in più. Altri invece mi parlavano di alcuni programmini che permettevano proprio di poter modificare appunto sempre le nostre foto tramite il computer e di poterle caricare grazie a questo programmino direttamente dal nostro computer proprio su Instagram, programmi forse a pagamento ma comunque che permettevano una gestione limitata proprio dell'applicazione di Instagram. E infine pochissimi, ma davvero pochissimi, conoscevano questo piccolo segreto che oggi vado a svelarvi. Infatti oggi parliamo di come poter gestire a 360 gradi il nostro profilo Instagram direttamente da computer. Ed eccoci ragazzi davanti al mio profilo personale di Instagram, un profilo un pochino fermo ultimamente ma serve solamente più che altro per darvi appunto un esempio e quindi per farvi vedere come fare, quindi i passaggi da seguire per poter gestire in maniera autonoma da computer il vostro profilo Instagram e quindi poter scattare foto tranquillamente con la vostra fotocamera, con la vostra mirrorless piuttosto che la vostra reflex eccetera eccetera, poter poi andare a modificare tramite Photoshop oppure Lightroom le vostre foto per poter essere più wow possibile e evitare appunto il doppio passaggio tramite il cloud piuttosto che altri metodi strani a pagamento per poter poi andare a pubblicare le vostre foto proprio su Instagram. Vi avviso, è una cosa molto 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 semplice, davvero si fa in un click, ma non tutti la sanno, quindi credo che possa essere utile davvero a molti di voi. È un metodo molto molto semplice e si può fare sia con Chrome che con Firefox. Purtroppo non ho trovato il modo di farlo con Edge, non credo che ci sia, ma insomma se qualcuno di voi lo conosce, ovviamente qui giù in descrizione potete tranquillamente commentare e farci vedere come fare anche con Edge, in modo da poter essere più esaustivi possibili con i maggiori browser che si usano appunto per la navigazione. Il concetto è molto molto semplice anche questo. Ovviamente Instagram nasce come sito per quanto riguarda foto, maggiormente è un social che si occupa maggiormente di foto, dopodiché è arrivata l'applicazione e di conseguenza, essendo nascendo come un sito, è chiaro che sia stato sviluppato sia per quanto riguarda il web ma anche per il mobile, e non dobbiamo fare altro appunto che andare a visualizzare sul nostro computer, anziché la versione desktop, la versione mobile. Come si fa? Siamo su Chrome in questo momento ed è facile, è davvero molto semplice, basta cliccare con il pulsante destro ovunque qui nella pagina e premere il pulsantino qui nel menu a tendina, la voce ispeziona.
Una volta cliccato vi apparirà questa schermata qui, che non è altro, diciamo, il sorgente, il file sorgente, quindi tutti i comandi del linguaggio di programmazione che servono proprio per poi andare a creare il sito di per sé. E infatti vediamo una schermata che è divisa in due parti, la parte sinistra che è ancora la versione web del nostro sito e la parte destra che sono tutte quante cose che in realtà non dovete conoscere in maniera approfondita, ma servono solamente ai programmatori per capire quali sono poi appunto tutti i componenti che compongono il nostro sito. La cosa che a noi interessa è questa sezione qui in alto. Vedete, qui abbiamo sia la selezione con la freccetta, che in realtà descrive il fatto che noi stiamo utilizzando la versione web del nostro sito, e poi qui sulla destra invece c'è proprio l'iconcina per la versione mobile, ed è questa la chiave di tutto. Basta cliccare qui su mobile e andare qui in alto a scegliere il modello di telefono che vogliamo andare a simulare per quanto riguarda la visualizzazione e la gestione del nostro Instagram. In questo caso io vado a mettere iPhone X per fare un esempio, e vediamo che già la pagina si formatta proprio per darci quest'idea di utilizzare proprio l'iPhone X, e l'ultima cosa che dobbiamo fare è cliccare sul browser e premere il tasto F5 oppure il pulsantino di aggiorna. Ecco qua, abbiamo riprodotto in maniera fedele, fedelissima, l'utilizzo della nostra applicazione di Instagram tramite iPhone, e abbiamo ovviamente la cosa che serve a noi, il tasto qui in basso centrale, il più, che serve per caricare foto o video sul nostro Instagram. Andiamo quindi a premere il tasto più qui in basso come per voler caricare una foto dal cellulare, solamente che in questo caso dobbiamo andarla a ricercare proprio all'interno del nostro computer. Andiamo magari qui ad immagini per avere qualcosa di simpatico, come per esempio può essere questa immagine, e faccio apri come per il caricamento di una qualsiasi foto proprio dal nostro telefonino. Ci sarà questa schermata dalla quale possiamo andare a scegliere chiaramente i vari filtri di Instagram, lo sappiamo, conosciamo bene, possiamo chiaramente gestirlo tramite la tastierina con le frecce direzionali per poterci spostare tra un filtro e l'altro e magari scegliere il filtro che piace a noi, magari questo qui un pochino slavato. Chiaramente non andrò a pubblicare questa foto, ma è solamente per farvi vedere come poter utilizzare il tutto. Premiamo su avanti e andiamo qui a mettere le nostre didascalie, i nostri hashtag e le nostre menzioni, i nostri tag. Questo è quanto, davvero molto molto semplice. La cosa è davvero una sciocchezza, ma è molto utile per chi vuole pubblicare foto di impatto sul suo profilo Instagram e quindi foto molto molto elaborate, e di conseguenza non vuole perdere tempo a fare doppi passaggi di file, anche se come dicevo prima in effetti ormai avendo il cloud è tutto molto molto semplice, però ecco, se si possono evitare dei passaggi, visto che il tempo è denaro specialmente per aziende o persone che ci lavorano su queste piattaforme, questo qui è chiaramente un modo molto molto semplice per poter gestire il profilo Instagram personale piuttosto che della vostra azienda direttamente da computer. Come avete visto ragazzi, è molto molto semplice poter gestire il tutto tramite computer, e quindi magari per chi fa foto professionali e quindi deve editarle con programmi professionali, evitare il doppio passaggio delle foto tra computer e telefonino. Una cosa, una chicchetta che magari molti di voi potrebbero non conoscere, quindi ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per essere sempre notificati ogni volta che esce un video qui su WeTech, di mettere un bel like a questo video, di condividere con le persone che magari pensate a cui possa essere utile una spiegazione del genere, quindi questo piccolo trucchetto. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio e vi saluto, io sono Udini come sempre per WeTech, ci vediamo sempre qui sul canale con il prossimo video.